Buonasera a tutti, quindi questa sera io volevo sentire un po' i pareri degli intervenuti, quindi dei corsisti, perché l'ultimo modulo che ci accingiamo a fare è proprio quello della produzione di un learning object, di un LO, e l'altra volta abbiamo un po' speso del tempo a definire un po' quali erano le linee guida. Noi sul quinto modulo abbiamo messo, sul quinto B, quindi proprio l'ultimo, c'è una voice live, cioè una piccola descrizione in voce fatta con Kovi, Voki, scusate, non so se lo conoscete, permette di registrare con un avatar che mima. Ci si può fare anche delle, si possono fare anche delle piccole somiglianze cambiando occhi, capelli, colore della pelle. È molto 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 carino, molto simpatico. L'ho trovato veramente poi facile da usare. E il Guido in particolare ha registrato linee guida su cui, ma brevissime, su cui impostare la progettazione, l'esecuzione, quindi il fare realizzare un LO, un learning object da poter poi inviare in piattaforma. L'altra volta infatti mi sembra che avevamo detto che potevano essere usati qualsiasi software della LIM a piacimento secondo quelli che sono a disposizione delle singole persone, ma possono essere usate anche i software non della LIM, come per esempio Excel Learning. Io preferisco questo perché lo conosco un po' più e perché comunque ho visto che è veramente molto, molto affabile, insomma, si possono fare veramente tante cose. Mi sembra che su Excel Learning, poi, se non sbaglio, è stato fatto anche un corso, organizzato un corso qui in Anitel, quindi anche qui in Anitel gli viene dato un certo peso. Ma come Excel Learning ve ne sono altri, quindi chiunque abbia dimestichezza con un particolare ambiente può usarlo tranquillamente senza nessun problema. L'LO chiaramente metterà in risalto un po' tutto quello che noi abbiamo visto. Certo, più c'è multimedialità, interattività, e meglio è, no? Alla fine ci sarà chiaramente, quindi si inizia con una descrizione, poi il compito e poi una piccola verifica, no? Come se noi dovessimo, simulando ciò che noi faremmo, se fossimo, a dover dare, no? Un compito in classe praticamente, una realizzazione di un LO in una classe reale, ecco tutto qua. Quindi mi piaceva, dicevo all'inizio, sentire un po' di opinioni su quello che le persone vogliono, possono usare e magari qualche intervento su come questi software magari verranno descritti, verranno proposti, possono influenzare un po' la progettazione di questo LO che si intende fare, perché non tutti i software sono, sebbene in grandi linee sembra si assomiglino, poi in realtà bisogna vedere che alcuni sono un po' più adatti a fare determinati tipi di progettazione di LO, altri un po' meno, no? Faccio l'esempio di quello che ho detto prima, Excel Learning. È molto adatto per fare degli LO che poi vanno con la finalità di integrarli in una piattaforma tipo LMS, quindi Learning Management System, cioè quelle piattaforme come Moodle, nella quale poi l'LO viene integrato con i corsisti che lo andranno a usare, quindi si può vedere chi è che ha accesso a questo LO, per quanto tempo
ha svolto questo LO, e poi il punteggio, chiaramente ci si può dare un punteggio, diventa un oggetto del sistema Moodle come tutti gli altri, ne eredita tutte le caratteristiche perché è predisposto per fare questo, quindi è praticamente totalmente, in gergo informatico si dice, scormizzato. Va bene anche in PowerPoint teoricamente, certo. Se tu hai la possibilità di usare qualcos'altro, magari anche PowerPoint, se fatto bene, fa dei lavori, insomma, che non, assolutamente non, c'è anche lì una certa, ci si può mettere una certa interattività, quindi se tu lo sai usare, PowerPoint va benissimo, insomma, eh? Questo poi su qualsiasi software delle LIM, PowerPoint può essere rappresentato, quindi. Ah, sì, al corso sì, però ripeto, se qualcuno ha, oltre i software delle LIM che abbiamo visto, ma no, non è che dobbiamo usare per forza questi, ripeto, a noi fa piacere se si usassero i software delle LIM, però non bisogna essere discriminanti. Beh, certo, Corderoso dice, penso di usare Excel, è proprio quello che dicevamo, inserendo anche video e audio, va benissimo. Beh sì, i PPT possono perdere l'animazione, io non li ho visti usati con Acta Expire ancora, però mi hanno detto che lì vanno meglio i PPT, ancora lo devo provare questo. Su Pinocchio, guarda, penso che su Pinocchio sia affascinante la cosa, perché c'è anche la storia dietro, capisci? Quindi sicuramente sì, Riccardo. No, non è necessario. Andrea Francesco Scozzi dice che dobbiamo presentare. Ecco, questa è una domanda che mi aspettavo. Nel formato software LIM, no, uno li fa come crede. Insomma, l'importante è che siano visualizzabili, no? Che siano riusabili anche, no? Poi è tutto materiale prodotto che si può riusare e rappresentare sulla LIM. Se fosse PowerPoint, fosse Xlearning, non cambia molto. Quando poi si consegnano, no? Ce li abbiamo a disposizione, sarebbe bello guardarli insieme, magari li rivediamo qui, no? Sarebbe bello, insomma, dopo tanto impegno poterli vedere, dopo tutto sono il frutto del vostro lavoro. Per chi conosce per esempio Xlearning è ottimo perché poi si integra particolarmente con Moodle, quindi problemi, poi veramente problemi di spazio con quelle non ce ne sono. Ecco, una delle caratteristiche è che contenuti notevoli, io ho provato con video, con cruciverba, qualsiasi cosa, immagini, alla fine con pochi mega veramente si integra in Moodle perfettamente e si può fare un ottimo lavoro. Ma oltre quello, qualsiasi cosa poi vogliate o possiate o sappiate usare va benissimo. Questo dicevamo, Dorio. Allora, io ho provato a invitare la persona che era venuta l'anno scorso, giovedì prossimo, che nel frattempo, dall'anno scorso a oggi, è diventato il consulente, il perito del Tribunale di Milano per quanto riguarda proprio le licenze Creative Commons e le licenze sul digitale, sul web. Quindi direi che è una persona abbastanza autorevole. Nel caso non ci fosse lui, comunque io sto seguendo da molto tempo le licenze Creative Commons, le ho proprio studiate insieme a lui e al limite la lezione ve la facciamo io e Riccardo. Comunque siete davvero invitati tutti. Io aggiungerei una parola su questa cosa qua, nel senso che il prodotto è importante, gli LO che verranno fatti non solo adesso, ma anche ciò che si farà in seguito, ma ogni volta che si produce qualcosa in questi periodi specialmente diventa sempre più importante specificare che tipo di editing digitale noi andiamo a fare. Quindi queste licenze vanno veramente capite e vanno rese parte del bagaglio di ogni, secondo me, di ogni, dovrebbe, ogni docente dovrebbe capire bene come, che tipo di licenza deve andare a dare secondo i contenuti e secondo i destinatari della licenza.